Disparità di trattamento tra personale medico ed infermieristica a tempo determinato nel rinnovo dei contratti di lavoro rispetto alle altre ASP siciliane, questa la denuncia del Nursind. Mentre al personale medico, così come si legge in una nota inviata dal sindacato, i contratti sono stati rinnovati sino al 31 dicembre, agli infermieri il rinnovo è stato prorogato sino a fine ottobre. La preoccupazione del Nursind è quella che se non dovesse esserci alcuna proroga dopo ottobre, molti di loro non potrebbero più partecipare all'eventuale stabilizzazione. È chiaro che il nostro rappresentante sindacale provinciale Osvaldo Barba ha avuto una presa di posizione su questo punto, dove praticamente l'ASP di Caltanissetta ha rinnovato in maniera informale e informale, nel senso che ha comunicato ai dipendenti infermieri, in questo caso, che fino a ottobre è rinnovato, ma tacitamente si rinnoverà fino a dicembre. Una differenza effettivamente l'abbiamo notata, in quanto i dirigenti medici hanno il rinnovo contrattuale, gliel'hanno prolungato fino al 31/12/2016. In tempi così bui, dove la sanità è sempre nel mirino di tutto e di tutti, ci sembra doveroso sottolineare che il Nursind è sempre vicino alla categoria di e che tutela anche i pazienti, perché nel momento in cui vengono a mancare quelle che sono le unità importanti nel reparto, quindi gli infermieri, è chiaro che a catena, a cascata, viene a diminuire anche l'offerta di salute. In ballo il futuro economico di molte famiglie e dell'assistenza sanitaria nella provincia anissena, come sottolineato dal sindacato degli infermieri, che si rende disponibile al dialogo e alla collaborazione con l'ASP. L'ASP di Caltanissetta ormai già da anni soffre della carenza di infermieri. L'ASP ha ormai da tempo considera gli infermieri come numeri e questa è una cosa che non deve accadere. Tant'è vero che vediamo come da giornali hanno intenzione di mobilitare infermieri dagli ospedali minori verso Sant'Elia. Questo non fa altro che sguarnire gli ospedali piccoli, non garantendo assistenza agli utenti e quindi una coperta troppo corta che da un lato si tira e dall'altro no. Quindi la nostra proposta è quella sempre di assumere personale, perché il personale manca sempre. E a proposito di questo argomento, noi giorno 30 manifesteremo a Palermo proprio per le assunzioni e la stabilizzazione dei tempo determinato.